parliamo della partita e del primo tempo dove avete messo in difficoltà il Pescara nella propria tre quarti campo, avete subito intanto il rigore in apertura e poi una delle ripartenze. Questo è il calcio, loro con due situazioni sono riusciti a fare due gol, noi ne abbiamo avute tante e non siamo riusciti a farlo. La squadra secondo me ha fatto la prestazione che doveva fare, c'era un rigore anche per noi che non ce l'hanno dato, il loro era molto dubbio e poi abbiamo preso questo gol in partenza, che il Pescara è molto bravo a ripartire, però anche nel secondo tempo c'è stata una grandissima parata di Fiorillo, un miracolo. Abbiamo detto stile Buffon su Zidane al mondiale. Sì, sì, penso di sì, adesso io l'ho visto da lontano perché ero in tribuna, però io penso che la squadra oggi ha fatto di tutto per cercare di portare a casa un risultato. Però se anche i primi 10 minuti noi eravamo in vantaggio, noi, io ho detto siamo 2-0, ma le occasioni le avevamo avute noi, Fiorillo aveva parato su Capelli, un pallone dentro, fuori, non so se c'era, Pulsetti. Queste sono le annate dove ti gira tutto storto, noi dobbiamo essere bravi a farle girare, lavoreremo ancora con più impegno per cercare di limare questi errori. È stato a colloquio con i tifosi del Padova fino a qualche istante fa, cosa le hanno detto, cosa le hanno chiesto i tifosi? Vogliono le vittorie, noi ce le metteremo tutte, tutti insieme cercheremo di venirne fuori, ho detto che i giocatori stanno dando tutto e certo siamo in difetto di vittorie, però nel girone di ritorno noi non siamo messi male, però dobbiamo lavorare ancora di più. È arrabbiato per l'arbitraggio? Beh, il terzo rigore che mi danno è inesistente contro ed è l'ennesimo rigore che non mi danno, perché fra Cremona e oggi, se devono giochiamo noi a palla a mano, ce le danno subito rigore, gli altri le toccano in mano e non fanno gol. E poi è normale che venga buttato fuori, anche mi viene da dire che non mi si possa protestare su questo, l'hanno detto anche loro che c'era rigore, quindi bisogna essere, cioè qui stiamo giocando sulla pelle del Padova. Cioè gli episodi negli ultimi 4 settimane con noi sono stati veramente deleteri. Senta Bisoli, nel momento dell'espulsione noi abbiamo parlato prima in diretta con il presidente Sebastiani, era un po' arrabbiato Sebastiani, ha detto Bisoli pensasse a fare l'allenatore, cosa è successo? Tutte le volte che veniamo qui ci sono dei problemi e quindi tipo? Tipo questo, perché il rigore era inesistente, perché mi era già successo e quindi io faccio l'allenatore e lui fa il presidente, come tutto sommato, quindi vedo che... Pensavo fosse successo qualcosa. No, non ho neanche visto, quindi non l'ho neanche visto. Tornando alla gara, Bisoli, un buon primo tempo, un più che buon primo tempo, ma anche nella ripresa, nonostante il Pescara abbia avuto le occasioni per il 3-0, ovviamente approfittando degli spazi che voi lasciavate, avete avuto quell'occasione del possibile 2-1 con il miracolo di Fiorillo. Questa squadra ha qualche difficoltà a capitalizzare le occasioni che costruisce, è così? Questo sì, è normale, ormai è un dato di fatto. Noi creiamo, anche col Foggia noi abbiamo avuto le prime occasioni, tre di noi e non l'abbiamo fatto gol, il Foggia il primo errore nostro ci ha fatto gol, poi si è stati bravi a rimediarlo. E anche oggi l'abbiamo avute, io non penso che ci sia stata squadra che sia venuto a Pescara e abbia creato 4 occasioni così limpide e 10 calci d'angolo battuti, tolto forse una partita anche un po' strana con il Brescia, che i primi 10 minuti ha avuto le occasioni limpide, il Pescara poi ha preso 5 gol, 2 rigori, vedete come cambiano le situazioni. Ecco, noi oggi ci è capitato quello che è successo al Pescara con il Brescia. Perfetto, grazie al tecnico Bisoli. L'ultima, martedì c'è la gara con il Brescia, testa coda, lei affronterà suo figlio Dimitri, la partita della vita per lei, ma ci sarà poco da guardare a suo figlio? No, cioè, certamente dovrò guardare il mio padre, ma non, prima o poi riuscirò anche io a batterlo, lui mi ha sempre battuto, quindi speriamo di noi di batterlo. Grazie a Bisoli, grazie, abbiamo ascoltato il tecnico Bisoli.